Era 18 dicembre 2011, abbiamo avuto il piacere, l'associazione Spazio Libero 2007, poter avere avuto la fortuna di fare questo intervento artistico nei luoghi del comune del Palazzo di Misilmeri. Passo la parola al sindaco del posto. Buonasera a tutti, io sono contento quando la Presidente Ina Calderone ha proposto al Comune di Misilmeri di fare questa mostra di un artista che io ne sentivo tanto parlare, che si chiama Rigoglioso Marinese. Io sono stato contento per due motivi. Prima per l'artista che tanto sentivo parlare e non avevo avuto la fortuna di conoscerlo e poi per l'affetto che mi lega in questo paese, in particolare col sindaco di Marineo. Che devo dire dell'artista? Ho visto dei quadri, per quello che ne capisco io vedo che sono dei quadri da apprezzare. È la prima volta che lui espone a Misilmeri, sperando che questa non sia la prima volta, ma è un numero delle altre volte di altre presentazioni. Io ti auguro un buon Natale, come dire, sulla tua mostra una buona riuscita su questi quadri. Spero che non sia solo Misilmeri che tu hai in questi giorni esposto. Parlavi di Marineo che è il tuo paese, quindi un sereno Natale e all'amico Franco Ribaudo per dire qualcosa più di me che conosce bene il suo compaesano Innanzitutto un l'artista. ringraziamento a Spazio Libero, associazione che si è intestata a questa iniziativa, ne valeva la pena. Io spero che Dina ne riesca a fare anche altre in altri posti, perché Rosario è una persona veramente splendida, un artista bravo e dobbiamo dare l'opportunità di conoscere. Abbiamo tanti artisti bravi, probabilmente molte volte non ci sono le opportunità, la possibilità di farle conoscere alle persone. Se ci sono le associazioni, se c'è un po' di buona volontà da parte di gruppi e associazioni che si mettono in gioco, Ina è riuscita a organizzare. Poi il ringraziamento va al sindaco di Misilmeri, che non se l'è fatto dire neanche una volta, amico mio, subito, anche se l'artista è di Marineo, si è messo a disposizione, ha messo a disposizione la cosa più importante che è un comune, cioè la casa comunale. E questo dà, come dire, dà rilevanza all'iniziativa. Cioè, due comuni che stiamo patrocinizzando questa iniziativa, Marineo, il comune di Marineo e il comune di Misilmeri, Misilmeri addirittura ti ospita nella propria casa, questo dà il segno che le istituzioni sono accanto a te e si mettono in gioco con te. Quindi non è una scommessa che fai solo tu. Devo dire, lui non sta facendo la scommessa oggi, perché lui in realtà da tempo Marineo espone, da tempo lo conosciamo, insomma, e poi si vede a livello dei quadri che ormai c'è una certa affezione all'arte, insomma, una preparazione importante. Quindi da questo punto di vista le istituzioni cosa possono fare? Possono essere da supporto, possono essere da stimolo, possono dare le credenziali ancora di più, ci crediamo, cioè Marineo ci crede, adesso c'è Misilmeri, lo devo ringraziare perché lui ci ha creduto anche in questa iniziativa. Io spero che nel circondario Villabate, ma non solo, Misilmeri sono 30.000 abitanti, possano venire in questo periodo tante persone. Quindi un grazie ancora a tutti, veramente. Franco, io, visto che tutti e due i sindaci abbiamo parlato, ho il piacere di qualche parola farla dire pure all'assessore alla cultura di Misilmeri, l'amico il dottore Mimmo di Palermo. Grazie, grazie sindaco per avermi dato la parola. Io intanto voglio fare gli auguri, non conoscevo l'artista, quindi devo dire ho apprezzato i tuoi quadri, ho visto che sono dei quadri abbastanza solari, luminosi e veramente molto belli, li ho apprezzati proprio perché sono molto, molto luminosi. Allora grazie a tutti, dico quindi un augurio, lo voglio fare soprattutto all'artista, buona fortuna, in bocca al lupo e un buon proseguo dell'attività artistica. Salve, ci troviamo all'interno del comune di Misilmeri, all'interno della mostra del maestro Rosario Rigoglioso. Salve, maestro. Buonasera. Allora, volevo chiedere, maestro, sono rimasta veramente affascinata dalle sue opere d'arte e in particolar modo da questi meravigliosi paesaggi. E so che dietro questi paesaggi comunque c'è parte della sua anima. Volevo chiederle che cosa c'era dietro. C'è tutta la mia natura espressa dentro, trasmessa nelle tele, dei colori vivaci, di Iliaci.
esprimo tutta la mia natura attraverso le tele. Ho capito, quindi lei esprime la sua anima attraverso ogni quadro. Volevo chiederle anche se lei aveva fatto già delle altre mostre. Sì, ho fatto a Palermo, a Roma, a Firenze, Stoccolma. Invece come concorsi, premiazioni? Sì, del Centro Diffusione Arte di Palermo, ho partecipato ai concorsi anche fuori. Hanno qualche critico ha parlato delle sue arti? Giorgio Falossi, Paolo Levi, Andrea Di Pre e altri critici. Ho capito, sono veramente affascinata dalle sue opere d'arte e veramente mi piacciono, quindi per questo vorrei consigliare alla gente che ci ascolta da casa di venire a vedere, perché chi è che ama l'arte, la mostra vale, i quadri sono veramente belli, e quindi vorrei chiedere al maestro di ricordare i giorni in cui ci sarà la mostra. Dal 18 al 28, tutti i pomeriggi dalle 18 alle 21. Grazie maestro, arrivederci. Grazie a lei, ciao. Se un fiore incolto avesse un'anima, se tutti i petali e i fiori del mondo, di tutte le specie e qualità, aleggiassero nell'aria e come anime si scontrassero, sarebbe bello vederli svolazzare, petali di rose, brugambille, farfalle variopinte, sarebbe stupore di occhi, capi alzati a guardare la varietà dei colori, il profumo inebriante dei fiori. Si potrebbe dipingere un quadro, ma non lo so fare, soltanto nella fantasia lo potrò immaginare. Ci troviamo con il dottor Edoardo Romano, presidente dell'Associazione Spazio Libero 2007 Mesilmeri. Dottore, volevo sapere che cos'è questa associazione, ci può spiegare un pochino? Sì, certamente. Intanto sono l'ingegnere Edoardo Romano, sono onorato di essere il presidente di questa associazione culturale. L'abbiamo chiamata appunto Spazio Libero 2007, Mesilmeri, per sottolineare tutta una serie di particolari. Intanto Mesilmeri, perché è il mio paese, ci tengo tanto al mio paese e cercherò di fare quello che è possibile con la mia associazione per il bene della nostra collettività. Spazio libero perché tutti coloro che vogliono realizzarsi liberamente, possono dire la sua, hanno spazio di muoversi liberamente nella nostra associazione. Da questo nasce appunto il nome Spazio Libero 2007, perché nasce nel 2007 a Mesilmeri, che nel loro genere cercano di realizzarsi e troveranno sicuramente campo libero e sicuramente una certa collaborazione, ospitalità da parte della nostra associazione. E in questo frangente io sono onorato di aver ospitato l'artista Rigoglioso, va bene? Tanti artisti sono venuti da noi e anche, devo dire sinceramente, alla prima armi, anche se validi artisti. Quando mi è stato presentato l'artista Rigoglioso, io ho letto il suo profilo in una brochure, ho visto alcune delle sue realizzazioni e mi sono sentito onorato e orgoglioso di poter ospitare presso la mia associazione un così valido artista. Spero che questa sia una delle pietre miliari per il futuro della mia associazione, perché stiamo facendo un passo di qualità in avanti nell'ospitare degli artisti validi. Io sono convinto che l'amico Rigoglioso avrà sicuramente un grande avvenire, perché per quello che ho potuto vedere e anche grazie alla sua giovane età sicuramente avrà un avvenire prospero e sicuramente valido nella sua attività artistica. Voglio dire che guardando l'arte, a volte l'arte di un pittore si può anche conoscere, perché guardando ogni parte, diciamo ogni quadro fa parte della sua personalità, quindi penso che lo conosceremo attraverso le sue opere e penso come lei che avrà un futuro davanti. La ringraziamo.